Gisèle Bündchen ipnotizza San Paolo. A chiudere la settimana della moda più importante del Brasile, la top model più pagata al mondo nella classifica di Forbes. Elegante, misteriosa e sensuale sfila sulla passerella di Colsi, che presenta la collezione autunno-inverno 2014. Il brand, nato nel 1986 a Santa Caterina nel sud del Brasile, veste anche la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio. Vitalità, colore, seduzione danno vita a materiali di grande qualità. Colsi è oggi una delle firme più apprezzate a livello internazionale. Le collezioni sono da sempre affidate all'estro creativo della stilista Adriana Zucco. Uno stile impregnato della cultura hip hop, ma che ha saputo anche prendere spunto dall'arte e dalla letteratura latinoamericana. Sulla passerella di San Paolo va in scena anche l'eleganza enigmatica e travolgente del brasiliano Lino Villaventura. I suoi abiti sono opere d'arte vere e proprie, protagoniste assolute, quasi quinte scenografiche. L'attività di costumista per il teatro e per il cinema di Lino Villaventura è confluita tutta nel suo brand, nato nel 1982. Il Brasile è di moda e la settimana di San Paolo restituisce l'istantanea di questo settore in grande crescita. Grandi firme del paese, creazioni inedite e bellezze. E anche un colpo di scena.